1.006 partecipanti per 117 km di gara su un dislivello di 2.144 metri. Questi i numeri della Gran Fondo 104esima Noberasco 2012, organizzata dal Benga in provincia di Savona dalla GS Alpi. Valida come ultima prova del Gran Trofeo, seconda prova del Gran Premio Mare d'Autunno, prova finale del Giro delle Regioni e della Coppa Liguria. Beh, certo, è una bella soddisfazione, perché passare dai 950 dell'anno scorso e arrivare a più che raddoppiarli, credo che sia il risultato di un anno di lavoro non indifferente. Un'edizione rinnovata con un percorso adeguato alla variabilità stagionale, che partito dal bel lungomare in Gauno ha visto il gruppo maschile compatto arrivare con il distacco di Riccardo Toie e Gianluca Miranda con un tempo di 3 ore 19 primi e 49 secondi, seguiti con un solo secondo di distacco da Emanuele Caddeo. Tra le donne la più veloce è stata Daniela Passalacqua, vincitrice in solitaria con 3 ore 49 primi e di 16 secondi. È una grandissima soddisfazione che mi ripaga di tutti i sacrifici fatti in quest'estate, 2 settimane di duri allenamenti su montagna Livigno, e soprattutto veramente un ringraziamento al lavoro che fanno tutte le corse i miei compagni di squadra. Una bellissima corsa, perché soprattutto per la logistica, il percorso che mi piace parecchio, e poi sai, venendo da una zona di pianura, correre al mare è sempre veramente bello. Riuscire a costruire una manifestazione così importante per la città di Albenga è sicuramente un punto di onore, e poi perché consentiamo a tutti questi atleti di passare sempre delle giornate di grande valore all'interno del nostro territorio, abbastanza fortunati con il clima, e quindi tutto bene.